passa del capitano va a Monte Porzio Catone per un incontro di calcio allievi provinciali tra il Monte Porzio Catone e l'Isola Lirio. Ecco i ragazzi del Monte Porzio Catone che si stanno caricando insieme al mister Daniel Fedeli. Da forte se gioca il 2004, se ne sono i genitori del 2004 all'arbitro. Arbitro, faccia l'embezione! Sentite i tifosi a corredo di questa partita. Hai visto, già comincia con la pignoleria. Partiti! Il Monte Porzio è alla sinistra dei nostri teleschermi, mentre l'Isola Liri è alla destra. Manovra adesso il Monte Porzio. C'è un liscio. L'Isola Liri conquista la palla. Riprende palla il Monte Porzio, limite dell'area rigore. La butta fuori l'estremo difensore. Rimessa adesso dal fondo dell'Isola Liri. Prende palla il Monte Porzio. Prova l'allungo, ma la palla finisce in calcio d'angolo. Poi le immagini passano alla una rimessa dal fondo del portiere del Monte Porzio. Ecco ancora l'Isola Liri che prova, ma è fuori gioco netto. Vediamo qui le immagini che ce lo mostrano ampiamente. Fallo laterale dell'Isola Liri. Ha visto bene l'arbitro. Adesso c'è una palla che viene buttata in calcio d'angolo dalla difesa del Monte Porzio. Calcio d'angolo per l'Isola Liri. Parte il tiro. Tira, parata, molto reattivo qui il portiere monteporziano che salva la propria porta e rilancia la squadra. Adesso le immagini passano sempre nel primo tempo, passano all'Isola Liri che manovra con il proprio 10, cambia gioco molto bene, ancora bene l'Isola Liri, vicino, parte un tiro, fuori. Ancora l'Isola Liri. Numero 3 viene anticipato per un attimo, riprende palla però l'Isola Liri. Numero 10, parte un altro tiro, sta provando qualcosa più l'Isola Liri in questo momento. Comunque la partita è molto equilibrata. Ancora adesso ci prova in questo momento invece Monte Porzio, viene però fermato. Vai, ancora, ancora Monte Porzio. Niente, sfuma l'azione. Vedete il mister Daniel Fenelli che non è molto contento della propria decisione. Però ecco ancora qua, viene fischiato un fuorigioco in extremis. Si salva in extremis il Monte Porzio, però il fuorigioco, come vedete, c'è tutto. Di almeno un paio di metri. Ecco, vedete ancora Daniel Fedeli che richiama i suoi. Ancora c'è un liscio del Monte Porzio, riparte l'Isola Liri, pericolosamente un altro liscio questa volta da parte dell'Isola Liri e si salva Monte Porzio. Fallo laterale del Monte Porzio, qui siamo nell'area di rigore dell'Isola Liri, ancora fuori, ancora Monte Porzio col difensore centrale che per l'occasione si sta lottando da attaccante quasi. Ancora parte un tiro mancato, ancora insiste il Monte Porzio al limite dell'area di rigore dell'Isola Liri, ma sbroglia tutto il difensore e rilancia la squadra ospite. Adesso c'è un fallo laterale per l'Isola Liri che si distende in avanti, va via l'attaccante, esce benissimo il portiere e rimette in gioco la difesa. Fine del primo tempo, arbitrato benissimo l'arbitro in questo primo tempo e manda tutti negli spogliatoi. Partiti. Secondo tempo, ovviamente vedete le squadre invertite, adesso vediamo che
alla sinistra dei teleschermi c'è l'isola Liri e alla destra il Monte Pozzi. Manovra adesso l'isola Liri. Vai, vai, Damia, calmo, guarda qua, guarda. Mandalo. Monte Pozzi recupera palla, cerca di partire, viene fermato. Vediamo ancora l'isola Liri. Le immagini passano adesso. A centrocampo si lotta per una palla, la spunta, cade a terra un giocatore ed ecco qui, ecco qui il soccorso della squadra monteporziana. Adesso le immagini passano all'azione del Monte Pozzi che prova ad andare avanti, c'è un palo colpito dall'estremo attaccante numero 9 del Monte Pozzi. Peccato. Sfiorato il vantaggio davanti al Monte Pozzi. Faccia la mia, faccia che liscia. Ecco adesso l'isola Liri. La partita è aperta comunque ancora. Ancora l'isola Liri. Si distende davanti il numero 10. Cambia gioco con un cross. E la difesa monteporziana rimane ferma, credendo fosse il giocatore in fuori gioco, ma dalle immagini non sembra proprio. Ancora l'isola Liri. Ancora un traversone. Questa volta però il Monte Pozzi ne esce bene. Parte un cross da parte del Monte Pozzi che non fa tempo a arrivarci la punta. Monte Porziana, isola Liri. Il numero 7 viene attaccato, viene fischiato un fallo. Calcio di punizione, isola Liri. Sulla fascia sinistra il numero 14 adesso dell'isola Liri che pericolosamente si fa in area di rigore. Ancora l'isola Liri, viene messo giù, parte un tiro palo e l'arbitro fischia un calcio di rigore. Ecco, rivediamo al photo finish, il portiere commette fallo, il portiere monteporziano, sembra, le immagini non sono molto chiare, comunque mi sembra che il fallo ci sia, anche se poi l'azione prosegue e c'è un palo, ma l'arbitro comunque ha ravvisato gli estremi per un calcio di rigore che l'isola Liri sta per battere. Parte il rigore ed è parata dal portiere monteporziano, bravissimo, bravissimo, rimane freddo, non si fa intimorire e para il rigore. La partita è ancora aperta, bellissima la parata, scusate. Lo sapevo che io paravo. Calcio d'angolo adesso per l'isola Liri. Vediamo se reagiscono. Prova ancora l'isola Liri, la palla finisce sul fondo e con risultato ancora in parità. Ecco, vediamo che c'è il portiere monteporziano, ha preso una botta sul viso credo, quindi è rientrata, è rientrato il proprio pronto soccorso monteporziano. Ancora un traversone, tenta la rovesciata l'isola Liri, ma viene fischiato un fuori gioco. Ancora il numero 9 Monteporziano che prende palla, prova a tirare, qui aveva altre soluzioni, però ha tirato, non gli è andata bene chiaramente, è stato battuto. Adesso vediamo che manovra l'isola Liri col numero 7. Vai, vai, vai. Ecco, come vediamo qui il numero 9 aveva altre soluzioni, specialmente sulla destra, però ha preferito provare quel tiro.
ancora i soldi. Chiudi Simo! Ancora i Solaridi che ci prova. C'è qui un salvataggio dell'estremo difensore Monteporziano. Dai, dai. Ancora i Solaridi. Recupera palla Monteporzio, Monteporzio, numero 10, bel tunnel del numero 10, Monteporziano che lancia, viene ribattuto, ottimo, ottima la giocata del numero 10, Monteporziano. Ancora i Solaridi però, che si porta vicino alla porta difesa da Monteporzio, la guardia c'è. Adesso un po' troppo lungo per l'attaccante. Ecco qui rivediamo la prodezza del numero 10 Monteporziano. Un tunnel molto ma molto bello. Adesso fallo laterale per l'Isola Lì. A questo, Damiano. Ancora, ancora, Luca! Dai addosso! Ancora i Solaridi. Marsicalo! Parte un invio del Monteporzio, un colpo di testa. Batti e ribatti a centrocampo. Ancora i Solaridi. Parte un lancio. Ancora pericolosamente questa volta di Solaridi, parte un tiro, c'è un calciatore, tutti dicono che è fuori gioco, però guardando bene l'immagine al momento del tiro non mi sembrerebbe proprio, comunque. Ma sei bravo, sei bravo! Addirittura qui viene poi espulso il guardialine. Beh, sinceramente mi sembra giusta la decisione dell'arbitro. Comunque sempre 0-0, l'attaccante aveva comunque sbagliato, inspiegabilmente direi, davanti alla porta. Comunque 0-0, il Monteporzio prova a sbloccare il risultato. Calcio di punizione. Vai, parte un tiro. Bravo! Parato dal portiere dell'Isola Lì. Esce anche il sole in questo momento. Dare un po' di tepore a questa giornata, per la verità un po' fredda e umida. Ancora l'Isola Lì, parte un traversone rischioso. Salvataggio in extremis del numero 5 del Monteporzio. Un salvataggio che vale un gol. Rimessa fallo laterale per l'Isola Lì. Manca poco alla fine della partita. Ecco ancora l'Isola Lì che ci prova e pare ancora il portiere Monteporziano e salva la porta ancora sullo 0-0. I Monteporziani cercano di sbloccare perlomeno la propria classifica, di staccarsi di un passettino almeno dal 0. Ancora il Monteporzio però che non demorde per prendere l'intera posta in palla. Ancora colpo di tacco qui del numero 13. La mia manca al minuto, buttala su, su. Siamo proprio alla fine, credo nei minuti di recupero. Ancora l'Isola Lì. Prende ancora palla a Monteporzio col colpo fantasista. E serve molto bene l'attaccante che però si fa sfuggire la palla. Poteva essere sfruttata un po' meglio anche questa azione. Comunque ancora Isola Lì che riparte, parte un lungo lancio che preda sicurissimo del portiere Monteporziano che aspetta un pochino prima di prendere la palla per le mani e rilanciare. Se sbagliava la riga, entrava dentro con tutta la palla. 2-3 settimane fa si è perso il pallone. Il lancio, ci prova ancora il Monteporzio col numero 14 che però non riesce a combinare un granché. Purtroppo
finita, Robè? Sta per finire la partita. È finita, sì. Sì. C'è un fallo laterale adesso dell'Isola Liri. Vai Lori! Vediamo se c'è qualche altra possibilità. Ancora il numero 10. La partita però finisce qui sullo 0-0. Un punto che penso alla fine possa stare bene a entrambe le squadre. I padroni di casa perlomeno sbloccano la propria classifica e credo per il futuro spereranno anche in qualcosa di più. Tanti saluti da parte del capitano, arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto.